Il premier italiano Renzi è stato sulle zone colpite dal violento terremoto di mercoledì in Lazio, Umbria e Marche. Dolore, ricostruzione, credibilità, orgoglio. Così si è espresso in tre parole chiave l'intervento del premier a Rieti in una giornata davvero difficile per il governo italiano. Lo stesso Renzi era accompagnato dal ministro delle Infrastrutture Delrio e dal capo della Protezione Civile Curcio. Non lasceremo nessuno da solo, ha detto, e tra l'altro ha messo in evidenza che questo è il momento delle lacrime, della preghiera e del rispetto. Da oggi parliamo del post-sisma. Si tratta di una sfida di credibilità ed onore. Il governo dichiarerà lo stato di emergenza in un consiglio dei ministri convocato per la giornata odierna e tra l'altro si è messo in evidenza che sarà coinvolta anche l'Unione Europea e il Fondo di Solidarietà che Bruxelles attiva entro 12 settimane dal disastro e che è diretto alle operazioni di emergenza. Ma per la partita della ricostruzione serviranno diverse centinaia di milioni. Nel corso del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia si muoverà per varare un decreto urgente che sospende i versamenti tributari e contributivi per i terremotati.